Benvenuto nel mondo COS. Code ovunque, sempre. Minchia, la vacanza comincia in coda. Io appena parto mi metto subito dietro un bel camper della COS che li riconosce subito che sono quelli che fanno i venti all'ora. In coda ti diverti, litighi, chiacchieri, vedi il paesaggio. Noi operiamo nel settore code. Ma perché le code? Semplice, perché le code sono utili. La coda è così romantica. Pensi che io e lui ci siamo conosciuti in coda. A Modena Sud abbiamo cominciato a parlarci fuori dai finestrini. A Reggio Emilia era già scattato il colpo di fulmine, sì. Spero tanto di partorire in coda. Grazie, COS. COS. Code. Ovunque. Sempre. Noi di Roncobilaccio ci serviamo molto della COS, perché senza le code il nostro paese non se lo cagherebbe nessuno. Invece così siamo sempre su Isoradio. Ascolta. Teniamo code intense tra Roncobilaccio e... Siamo noi, siamo famosi. Ogni giorno i nostri agenti COS entrano in azione per portare code ovunque, sempre. Oh, io ho 3 anni che faccio l'agente COS, mi posso veramente definire un professionista della coda. Sono veramente orgoglioso del mio lavoro. Poi diciamo che l'agente in coda adesso sa veramente con chi prendersela, quindi sono più rilassati, soprattutto hanno una scusa vera per arrivare in ritardo. Oh, se la COS non ci fosse bisognerebbe inventarla, ricordatelo, perché la COS sei tu. Grazie alla COS il rallentamento è garantito. Il rallentamento è garantito. Piacere, Otto Schumacher. Ma cosa me ne frega a me, paga. 500 euro. In realtà noi siamo agenti COS. Ogni estate ci fingiamo austriaci e veniamo qua sulla A22 del Brennero a creare delle code chilometriche. Dankeschön. Tutto sotto controllo, collega. Anch'io sono un agente COS. COS, code, ovunque, sempre. Io già la botta quando arrivo la casa, già mangiato tutto. Stavo solo a casa, andando in casa. Grazie, COS. Avete visto? Grazie alla COS, tantissimi italiani hanno risolto i loro problemi. COS, code, ovunque, sempre. Attenzione, diffidate dalle imitazioni.